È impossibile raggiungere un vero e duraturo successo senza vivere in armonia con le leggi della vita. È come se un criminale potesse vivere pacificamente nella società di cui trasgredisce le leggi. Come questi alla fine sarà punito e incarcerato per le sue abitudini. Parimenti, la natura colpirà di pene e di costrizioni quelli che violano le sue leggi. La costrizione si chiama malattia, che è nemica della felicità. Qualunque sia la fortuna posseduta o la posizione sociale acquisita, nessuno può essere felice se il suo corpo fisico soffre a causa di una malattia. Si vede così che l'uomo o la donna che desiderano la completa realizzazione della felicità e del successo nella vita devono possedere come condizione essenziale la salute e il vigore. Quindi potremmo arrivare ad essere ottimisticamente pronti nel raggiungere il successo ricercato nella misura in cui godremo di una buona salute. La Bibbia ci dice che la morte e la malattia sono venute in questo mondo perché si è mangiato il frutto dell'albero della conoscenza. Genesi, capitolo 3, versetto 1. Vero è che dal punto di vista materialistico ci può sembrare assurdo, ma non rigettiamo totalmente questa storia prima di averla vista un po' più da vicino. Analizzandola a fondo si troverà che è in perfetta armonia con i fatti scientifici come sono dimostrati attualmente. Vediamo innanzitutto qual è il significato dell'albero della conoscenza come illustrato dalle seguenti citazioni. Adamo conobbe la sua donna e concepì Abele, ed anche Adamo conobbe la sua donna e partorì Set. Le parole di Maria all'angelo: come potrò concepire poiché non conosco uomo? Queste citazioni ed altri simili ci mostrano che l'albero della conoscenza evidentemente è un'espressione simbolica dell'atto della riproduzione. L'umanità dunque, come dice la Bibbia, è concepita nel peccato e di conseguenza soggetta alla morte. È la sola spiegazione logica. Tuttavia, l'evoluzione, che è un fatto della natura, e l'uomo, come è oggi, è il risultato di un passato percorso. E lo stato presente non è il grado finale di uno standard di perfezione, poiché esistono maggiori altezze sopra di noi. Siamo in uno stato di eterno divenire. Non ci sono né pausa né riposo lungo il sentiero, che è illimitato come l'età dello spirito. Inoltre, ciò che siamo oggi è il risultato di come siamo stati ieri, e parimenti ciò che saremo domani dipende dal modo in cui utilizziamo oggi le nostre facoltà. Studiamo dunque il passato affinché, sapendo ciò che siamo stati, possiamo aver cognizione di ciò che dobbiamo essere. Secondo la Bibbia, l'umanità era contemporaneamente maschile e femminile, prima di essere divisa in due sessi distinti come uomo e donna. Ci sono ancora tra noi degli ermafroditi, dotati di questa particolarità che consideriamo oggi anormale, ma che prova la verità dell'asserzione biblica. Del resto, la fisiologia insegna che in ciascuno di noi l'organo sessuale opposto esiste allo stato latente. Durante il periodo in cui l'uomo era ermafrodito, la fecondazione doveva compiersi dentro di sé. Del resto, ciò non è più strano della fecondazione ermafrodita di molte piante attuali. Vediamo adesso, secondo la Bibbia, qual era l'effetto dell'autofecondazione in quei tempi remoti. Due fatti di prima importanza sono messi in evidenza. Uno è che c'erano dei giganti sulla terra in quell'epoca. L'altro che i primi patriarchi vivevano secoli interi. Queste due caratteristiche, l'elevata crescita e la longevità,
sono prerogativa di numerose piante attuali di oggi. L'alta taglia degli alberi e la loro durata in vita sono notevoli. Vivono parecchi secoli, mentre l'uomo, come sappiamo, vive solo alcune decine di anni. Dunque, possiamo formulare una domanda. Qual è la ragione della brevità della vita umana? E qual è il rimedio? Considerata la ragione di questa breve durata e il rimedio, allora esso diventerà evidente in base all'accorgimento da attuare. Gli orticoltori sanno molto bene che le piante si indeboliscono quando fioriscono abbondantemente. Un rosaio può fiorire a tal punto da deperire. È per questo che il giardiniere accorto taglia alcuni germogli della pianta affinché la sua forza vitale serva in parte alla crescita piuttosto che alla fioritura. Così, custodendo il seme, la pianta acquista la forza richiesta per la crescita e la sua longevità. Tale era il segreto dell'alta statura e della longevità delle prime razze. Come oggi il segreto della grandezza e della longevità delle piante. Che l'energia creatrice, che è dentro il seme, sia di sostanza spirituale è un fatto evidente se paragoniamo la foga e l'impazienza dello stallone o del toro sotto il freno alla docilità del castrone o del bue. Inoltre sappiamo che il libertino inveterato e il dissoluto diventano sterili e finiscono per deperire fisicamente. Quando diventiamo coscienti di questi fatti, è facile comprendere la veracità dell'asserzione biblica, secondo la quale il frutto della carne, che ci sottomette alla legge del peccato e della morte, è soprattutto la lussuria, mentre i frutti dello spirito, che invece conducono all'immortalità, sono per eccellenza, così come indica la stessa Bibbia, la continenza e la purezza. Consideriamo il bambino e il modo in cui la forza creatrice utilizzata internamente è a suo profitto. Essa determina una crescita importante durante i suoi primi anni di vita, ma all'età della pubertà, alla nascita della passione, comincia a rallentare la sua crescita. La forza vitale produce in questo periodo il seme per trovare altrove crescita ed espressione, e questo è il motivo per cui la sua crescita si ferma. Se si continuasse a crescere come durante l'infanzia, diventeremmo dei giganti, come i divini ermafroditi dei tempi antichi. La forza spirituale prodotta fin dalla pubertà e durante tutta la durata della vita può essere adoperata per tre scopi: la generazione, la degenerazione o la rigenerazione. Tocca a noi scegliere uno dei tre, qui e adesso, sapendo che la scelta che faremo avrà un'importante influenza su tutta la nostra vita, perché l'impiego di questa forza non è limitato nei suoi effetti al momento in occasione del suo utilizzo. Opera ogni istante della nostra esistenza e determina il nostro atteggiamento in ciascuna delle fasi della vita tra i nostri simili. Il modo in cui si farà fronte alle svariate prove della vita, il modo in cui ci mostreremo capaci di afferrare le opportunità che si presenteranno a noi, oppure se le lasceremo scappare, se siamo in salute o ammalati, se vivremo la nostra vita per raggiungere uno scopo soddisfacente, tutto ciò dipenderà dal modo in cui utilizzeremo la nostra forza vitale. Perché questa forza è la vera molla di tutta la nostra esistenza, è l'elisir di lunga vita.
La parte della forza creatrice che è sacrificata legittimamente sull'altare della paternità e della maternità è così misera che può essere trascurata riguardo a ciò che ci occupa. Dal punto di vista fisico, tanto quanto da quello spirituale, non esiste alcuna ragione di insistere sul celibato negli ordini religiosi, perché non è neppure in armonia con la Bibbia. La semplice cessazione dell'atto sessuale non è in virtù, cioè non è in lei stessa una virtù. In effetti, questa può divenire un pericoloso vizio, perché in milioni di individui sottoposti ad una condizione obbligata può creare una deviazione, impedendo loro di ricercare una semplice soddisfazione fisica conforme alle leggi della natura, costoro possono cadere nei vizi più spaventosi. Anche se si astengono dall'atto sessuale, i loro pensieri sono di tal natura che divengono simili a dei sepolcri imbiancati, come possiamo leggere in Matteo capitolo 23 versetto 27. Orribili dentro, sebbene appaiano bianchi eppure all'esterno. Paolo dice, parlando di una condizione differente, nella prima lettera di Corinzi, che è meglio sposarsi che bruciare. L'espressione naturale della forza creatrice è molto più consigliabile che le devastazioni interiori che abbiamo appena menzionato. Poche persone si fanno difensori della conservazione della funzione creatrice. Molti tra quelli che peraltro seguono dei precetti spirituali possiedono ancora il sentimento che l'abbandono alle relazioni sessuali per il proprio piacere fisico e la loro frequenza non causano nessun male. Alcuni affermano che sono tanto necessarie quanto l'esercizio di qualsiasi funzione organica. Ma ciò è falso per due ragioni. Primo, perché ogni relazione sessuale richiede una certa quantità di forza che brucia i tessuti organici e questi dovranno essere riparati da una quantità supplementare di cibo, ciò che aumenterà, rinforzandolo, l'etere chimico. Poi, in secondo luogo, la forza creatrice che opera tramite i due eteri inferiori del corpo vitale li rafforzerà ad ogni abbandono sessuale. Utilizzando così questa forza enorme, quella creatrice, per soddisfare i nostri desideri di piacere sensuale verso il basso, si fortificheranno notevolmente i due eteri inferiori del nostro corpo vitale e il loro prevalere sopra i due eteri superiori, che formano il corpo-anima, diventerà col tempo sempre più vivo e forte. Poiché lo sviluppo dei poteri dell'anima e la facoltà di viaggiare nei nostri veicoli superiori dipende dall'assoggettamento degli eteri inferiori al corpo-anima, è evidente che cedendo alla natura inferiore agiamo contro lo scopo che abbiamo in vista, ovvero ritardiamo il nostro sviluppo. L'Apostolo ci consiglia di custodire in noi il seme. Lo possiamo leggere in Giovanni, capitolo 3, versetto 9. Possiamo prendere il seguente esempio per illustrare queste sue parole. Se andiamo in un giardino ad osservare le varie qualità di frutta senza semi, constateremo che queste sono più grosse, più saporite di quelle che possiedono i semi, perché in loro tutta la linfa è adoperata al solo scopo di rendere il frutto succulento, delizioso. Per analogia, se al posto di dissipare la nostra sostanza, viviamo castamente e innalziamo la forza creatrice in vista della nostra rigenerazione, noi studenti di esoterismo purificheremo il nostro corpo fisico tramite questo mezzo, fortificando anche il nostro corpo anima.
Potremmo prolungare la nostra vita sulla Terra con lo scopo di moltiplicare in modo molto sensibile le opportunità favorevoli alla crescita dell'anima e al nostro avanzamento sul sentiero. La meditazione su degli argomenti elevati ed ispiranti ha il potere di trasformare letteralmente le energie che impregnano i fluidi sessuali, perché questi sono trasportati proprio da una forza eterica che è il vero agente creatore. Una poesia ispirata o un passaggio delle scritture può servire a canalizzare i pensieri. Il potere creatore, così che ne fluisce, eleva l'essere. Dirigendo consapevolmente le correnti dell'amore puro che provengono dal cuore verso i centri creatori del cervello, l'attività sessuale viene trasformata in energia mentale e spirituale, traendo una corrispondente nascita sui piani mentali e spirituali. Quando comprenderemo che il successo non consiste nell'accumulo di ricchezze, ma nella crescita dell'anima, diventerà evidente che la purezza è un fattore importante per giungere proprio al successo della vita. A presto!